Sindaco, archiviata la parentesi elettorale, in vista poi del Consiglio Comunale di Insediamento fissato per il prossimo 5 di giugno, sono state assegnate in tempi relativamente rapidi anche le deleghe agli assessori e ai consiglieri comunali. Sì, ci siamo attivati rapidamente con il confronto con tutto il gruppo consigliare affinché si addivenisse alla determinazione di un esecutivo che potesse iniziare immediatamente a lavorare, vista l'imminente stagione estiva ed anche le varie cose, progetti che sono in corso e che hanno necessità di una definizione. Quindi un esecutivo che vede due nuovi ingressi, tenendo conto anche del consenso elettorale, quindi delle indicazioni degli elettori, quindi un rinnovamento nel segno della continuità, riconfermando tre assessori uscenti anche nelle deleghe che gestivano con alcune integrazioni e riconfermando anche l'assessore Pulcini nel ruolo di vice sindaco, e questo sia per rendere più snello il lavoro che ci attende e quindi proseguire progetti che già erano in itinere, e mentre i due nuovi assessori si occuperanno, Tribuiani, che è stato il primo eletto, si occuperà del demanio, del turismo, degli eventi, del commercio, associazionismo e sport. Poi c'è la candidata, l'ex candidata, adesso consigliere, Sandra L'Innocente, che si occuperà invece di fondamentalmente dell'urbanistica, dell'ambiente e dello spazio comune, bene pubblico. Ci troviamo in un momento particolare dell'anno, ovviamente stagione balneare in parte programmata, il resto da programmare, ma insomma la continuità passa anche attraverso alcune opere importanti, no? Tra tutti il lungomare, visto insomma che anche sotto questo punto di vista il bando di gara ormai pronto. Sì, questo era un impegno che ci eravamo presi anche durante la campagna elettorale, avevo a più riprese detto che a fine stagione 2023 i lavori del lungomare sarebbero iniziati e quindi stiamo lavorando per questo. C'è una manifestazione di interessi, adesso si proseguirà poi con il relativo appalto. Per quanto invece riguarda le note problematiche erosive, affronteremo la stagione 2023 come le precedenti stagioni in piena emergenza, cercando, come abbiamo sempre fatto, di stare vicino agli operatori economici per risolvere le varie problematiche che al momento poche non sono, visto che l'intervento prospettato dalla Regione Abruzzo relativamente al riposizionamento della radente e dalla messa in sicurezza della stessa e dal ripascimento sono lavori che non sono ancora iniziati e che devono iniziare in tempi brevi. Oggi è stato rilasciato il nulla osta da parte dell'ufficio tecnico comunale, quindi tutte le opere di pulizia chiaramente stanno interessando i tratti più a sud della nostra spiaggia, perché dobbiamo considerare che il tratto nord è ancora un cantiere, o si prospetta a diventare un cantiere nei giorni imminenti, sino a quando i lavori non saranno portati a conclusione.